il momento di sentirsi in famiglia. Entro giugno, chiama l'800 010 025, potrai provare gratuitamente la tecnologia Amplifon e acquistarla a un prezzo davvero imperdibile. Approfittane ora. Acquista i prodotti Amplifon a un prezzo imperdibile. L'Istat sta realizzando il settimo censimento sull'agricoltura a cadenza decennale. Il censimento è rivolto a circa 1,7 milioni di aziende agricole e zootecniche presenti sul territorio nazionale. Allora, ne parliamo oggi con la dottoressa Cecilia Manzi. Buongiorno dottoressa, grazie di essere collegata con noi. Buongiorno, ricercatrice dell'Istat. Allora, dottoressa Manzi, qual è l'importanza e che cosa viene rilevato soprattutto dal censimento dell'Istat sull'agricoltura? Allora, il censimento traccia una mappa dettagliatissima dell'agricoltura italiana, perché avremo informazioni sugli aspetti specifici delle singole regioni, delle province, anche a livello dei comuni. E per far questo stiamo raccogliendo moltissime informazioni sul mondo agricolo, sulle coltivazioni, sugli allevamenti, sulla manodopera agricola, ma anche su tantissimi altri aspetti. E lo facciamo attraverso un questionario che rivolgiamo alle nostre unità di rilevazione, che sono non solo le aziende agricole orientate al mercato, ma anche chiunque coltivi anche un piccolo appezzamento di terreno, ad esempio anche solo 10 aree di vite. Perfetto. O allevi animali, solo per il consumo della propria famiglia. Dottoressa Manzi, molto interessante, lei è entrata subito, è andata subito a toccare il punto cruciale, perché una delle novità del censimento sull'agricoltura è la compilazione, lo diceva lei poco fa, di questo questionario solo in formato digitale, ricordiamolo, un questionario green, senza l'utilizzo della carta. Allora io le voglio chiedere, gli operatori del settore agricolo che vogliono compilare questo importantissimo questionario, che cosa devono fare tecnicamente? Sì, è molto semplice, possono compilarlo autonomamente dal nostro sito, oppure possono chiamare il numero verde gratuito 800 961 985 e chiedere di fare l'intervista con un operatore telefonico, oppure sì, possono recarsi presso uno dei numerosi centri di assistenza agricola che partecipano al censimento. C'è ancora tempo fino alla fine di giugno. Perfetto, era questo che volevo sapere, fino alla fine di giugno. Allora, l'Istat, diciamolo, è molto attenta all'ambiente. Per quest'anno, per la prima volta, ha aderito al progetto di forestazione in una delle regioni più verdi d'Italia, la nostra amata Basilicata. Dottoressa Manzi, ci spiega molto sinteticamente di che cosa si tratta? Sinteticamente, perché davvero ho una manciata di secondi, poi devo farle altre domande. Allora ogni 10.000 questionari compilati viene piantato un albero in una zona meravigliosa che è il Parco delle Chiese Rupestri, nella zona di Matera. È un parco ad altissimo valore naturalistico e archeologico, e noi come Istat vogliamo contribuire a questo progetto costruendo una piccola foresta di circa 170 alberi di specie autoctona. Allora, la presenza delle donne in agricoltura ha assunto, per fortuna, diciamolo, sottolineiamolo, un ruolo centrale. Allora, dottoressa Cecilia Manzi, l'Istat nell'ambito del censimento sull'agricoltura ha lanciato il premio Donne e Sostenibilità. Di che si tratta? Manzi. Allora, vogliamo dare risalto a progetti di donne che puntino alla sostenibilità dell'ambiente nella loro attività agricola, promuovendo ad esempio utilizzando tecnologie a basso impatto ambientale che tutelino il loro territorio, che puntino al benessere degli animali, ma anche, e mi piace citarlo perché oggi è la giornata mondiale della biodiversità, che puntino anche a mantenere la biodiversità del loro territorio. Per partecipare è molto semplice, è sufficiente inviare un breve video che racconti il progetto. Il migliore sarà premiato con un evento dedicato. E anche qui c'è tempo fino al 30 giugno per inviare questo contributo, e tutte le informazioni comunque di dettaglio si trovano sul nostro sito 7censimentoagricoltura.it. Allora, grazie all'Istat e grazie alla dottoressa Cecilia Manzi di essere stata con noi. Grazie, chiarissima. Grazie. Vi rimando a voi, al sito per tutte le informazioni. Grazie. Buona...
È tempo di Uno Mattina in Famiglia. Sono le 9:26 minuti ed è ora di aggiornarvi sul tempo previsto per questa settimana. Abbiamo fatto una grafica un pochettino più veloce, quindi poi ve la spiegheremo meglio. Intanto queste sono le ultime immagini che arrivano dal satellite. È un satellite preciso, puntuale, ogni quarto d'ora manda a terra le immagini del nostro emisfero, quello visibile. Quindi potete osservare, c'è il flusso perturbato, la linea, tutta quella linea bianca che copre la parte centrale dello schermo. È una perturbazione, un fronte, quello come si chiama in termini tecnici, dove si scontrano masse d'aria relativamente fredde che arrivano dall'Atlantico e dal nord Europa con masse d'aria calde che arrivano appunto dall'Africa passando per il Mediterraneo occidentale. Quindi laddove c'è questo scontro tra masse d'aria si formano queste nuvolosità. Questa è la previsione per la giornata di domani, domenica 23 maggio. Come potete osservare, il cielo tornerà ad essere grigio dopo una giornata, quella di oggi, dal cielo ancora grigio, quindi al nord